colpo di scena in vista delle elezioni comunali di Carmignano che si terranno il prossimo 4 e 5 ottobre, l'avvocato carmignanese Davide Melone si candida a sindaco con il simbolo della Lega Toscana, partito federalista autonomista fondato dal pratese Emilio Paradiso. Melone, che da oltre un anno tutti davano per candidato della Lega Salvini Premier e in generale del centrodestra, ma che all'ultimo momento è stato messo all'angolo per far posto alla pratese Angela Castiello, ex Movimento 5 Stelle ed ex Lista Biffoni, presidente del Comitato Provinciale Area Pratese, rialza la testa e punta a prendersi la sua rivincita personale, correndo comunque da candidato sindaco e senza allontanarsi troppo dall'area in cui militava. Del resto, quando a fine luglio ha ufficializzato la sua uscita dalla locale Lega, ha specificato che avrebbe continuato a seguire e a votare Matteo Salvini proprio per rimarcare il dissenso rispetto alle scelte dei livelli comunali e provinciali. Non si tratta solo di vendetta personale. Melone guida un gruppo, sembra piuttosto nutrito, di attivisti e simpatizzanti di centrodestra delusi che non si riconoscono nella candidatura della Castiello e che pertanto sono motivati più che mai a far sentire la propria voce. In sostanza, il centrodestra è spaccato. Con la candidatura della Lega Toscana, le liste in gara salgono a quattro. Tante per un comune piccolo come Carmignano, che elegge il sindaco al primo turno senza ballottaggio. Oltre a Melone e a Castiello, appoggiata da Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, c'è l'ex presidente del Consiglio Comunale Belinda Guazzini, alla guida di una lista civica appoggiata da Italia Viva più Europa e Azione, e il sindaco uscente Edoardo Prestanzi del PD. I 5 Stelle invece non parteciperanno. C'è tempo fino al 4 settembre per depositare le liste.